l'importanza del Vincenzo. Devo dire un grazie alla Tele Royal che sempre accoglie i poveri e i miei amici. Non mi va a pagare nulla, per cui è mio dovere ringraziare questo Tele Royal. Poi, la seconda cosa importante, ho pregato molto dinanzi al Santissimo Sacramento nella Chiesa del Carmine prima di fare questa conferenza. Ho imparato domenica scorsa l'assistenza dello Spirito Santo, che era la Pentecoste, e mi sono consigliato con il mio confessore. Eccomi qui. Lo scopo? Io sono un sacerdote missionario, e quindi predico la confessione. Il mio scopo non è quello di entrare in merito alla situazione giudiziaria, perché di questo ci pensano benissimo i miei avvocati. Soltanto per inciso dico che dopo la perdente deposizione dello specialista dell'Università di Messina ieri riguardo a quella pillola famosa, stamattina ho ricevuto tanta solidarietà, medici, i quali dicono che già siamo all'assunto. Comunque, in questo ci penseranno i miei avvocati. Lo scopo principale è quello di invitare la suora a convertirsi, quindi il mio scopo è prettamente religioso. Questo che è stato delitto non l'ho pensato, per cui la suora deve convertirsi e non mi tengo qui, da qui alla chiusura e alla sentenza io ti chiederò di restare fuori. Quindi questo invito a convertirsi lo estendo anche alle persone che hanno aiutato. Il mondo oggi ha bisogno di esempi coraggiosi, il mondo ha bisogno di sacerdoti religiosi, poveri che amano il popolo. Chi non si sente di finire Cristo sulla croce, povero, è allontanato dalla Chiesa. Oggi il mondo è sconvolto da molti scandali, l'obbedire, richiesta sfrenata, ha bisogno di religiosi poveri amando dei poveri. La suora è stata pilotata da chi io lo so e lo dirò alla prossima conferenza al Santo. Quindi la suora non ha agito da me. La suora è stata pilotata da chi io lo so e la dirò alla prossima conferenza al Santo. Prima che esce la prendenza. Non è il quadro studiato, si è trattato, ecco lo scambio. Deve avere il coraggio di parlare e deve parlare. E sarà superato questo vaccino, se non parla ce la verrà Gesù Cristo. Ho scritto decine di lettere, quasi sempre senza risposta, ai responsabili della Chiesa. Questa non è carità, non mi hanno risposto. Questo è il cambio. Sono 5 anni e 5 mesi e io sono sull'altro. Gli ecclesiastici, i compratelli che mi abbandonano e lo abbandono il docente dovranno rendere conto a Dio. Quindi invito la Chiesa ufficiale a convocare la suora prima della sentenza per un incontro di pianificazione, se volete, pianificazione. E adesso, cari amici, io ho un po' di succede che poi mi consegno, di là il consiglio che ho detto ultimamente dinanzi al consiglio della Sessione. Parlo e scrivo come indagato e sacerdote, ma più come sacerdote che indagato. Anzi, mi sento chiamato come profeta. Voi sapete che il profeta mi prende, però di normalità. Ormai è chiaro, la suora non ha agito da solo. Chi c'è dietro la suora? Io sono benissimo di te. E per questo motivo scrivo lettere ai responsabili della Chiesa, oltre 110 lettere. I responsabili sono i vescovi, la conferenza episcopale, la conferenza nazionale, la CEI, le congregazioni. E a chi? Se non a coloro, a loro potrei scrivere se siamo due religiosi. La suora non è una suora, io sono un religioso, ho 47 anni di sacerdozio e 56 di religione, e della suora ce l'ha soltanto dal 2003 le suore. Quando scatola ha suscitato questa diabolica calunnia?
non bastavano i sacerdoti religiosi pedofili, omosessuali, sacerdoti sfruttatori dei poveri, degli ammalati, religiosi ricchi, amanti dello spazio e delle macchine di corsi cilindrati. No, è tempo di avere il coraggio. Chi non si sente di seguire Cristo povero, chi ama il lusso, chi non crede, deve abbandonare la Chiesa. E ha bisogno di uomini e donne sante, non di calunniatori, calunniatrici, grossieri. Chi ha udito l'infame convitto, convolto, scusate, chi ha aiutato la suora ad inventarsi la diabolica calunnia, deve avere il coraggio di uscire allo scoperto spontaneamente. Io lo so, e ho preparato oltre 80 cartelle per dimostrare il complotto. Mi appello ancora una volta alla Chiesa, quella coraggiosa, quella santa, alla Conferenza Episcopale, al mio vescovo, al Presidente della CEI, Sua Eminenza il Cardinale Bagnasco, che ha corato recentemente. Serve il coraggio della verità, e mai come in questo caso serve il coraggio della verità. Io sono innocente, questo peccato non l'ho neanche pensato, la sola deve parlare, avere il coraggio della verità. Infine oggi, questa mattina, che sarebbe stato ieri, ho venuto al nostro amato arcivescovo di Cosenza la seguente lettera. Ma prima del vescovo avevo scritto la Conferenza Episcopale, della persona del suo presidente, che io adesso vi do una bellissima lettera, e poi ho scritto al Monsignor Lungari, che la leggo, caro ed amato arcivescovo, è l'ennesima lettera che inizia con queste filiali parole. Anche tu dici che ti ami, vuoi bene, però non hai mai avuto il coraggio, ed era il tuo dovere, pastore, di vendere. Tu sai benissimo che sono innocente. Con me, praticamente, sei crudele. Lo dico e scrivo con il sangue giusto. E se fossi tuo fratello carnale, come ti saresti comportato? Chi ha ordito questo complotto non dorme sonno tranquillo e sarà punito da Dio anche su questa terra. Tu insegni che il Signore non permette che il giusto sia. Non ho paura di nessuno, temo solo Dio. Ho parlato poche volte, ma adesso parlerò sempre. Temo solo Dio in cui credo profondamente. Ho una granitica fede. La croce mi ha fortificato ancora di più. E ti dirò ancora che andrò via da Cosenza solo quando tutto sarà consumato. E c'è qualcuno che mi vuole dire, no, non sarà. Un giorno qualcuno, morto, leggeranno che si è accorato l'essere, in grigia di sangue, in cruento, e saremo giudicati anche dagli uomini. Ti imploro, in delieri comporta come se ne fai tu. Ancora sei in tempo per tenere il vero santo. I miei carissimi amici, il vero santo è ancora sei poi ho scritto alla madre provinciale e alla madre generale delle suore francescane dei poveri. Della legge, poi la loro. E l'ennesima, forse l'ultima volta, rivolgo accorato sacerdotale appello affinché interveniate per la conversione della consorella Taria Vescia. Voi sapete benissimo che lei è diabolicamente mentito, diffamato e calunniato arrecando danno alla Chiesa. Vi supplico, sottolineate, intervenite e fatemi aiutare dalle competenti autorità vaticane per risolvere questo penoso, sofferente e sanguinante problema. Ricordate che avete l'obbligo di tirare le fiabe di Cristo, tra non molto dobbiamo comparire davanti al tribunale di Dio e lì saremo giudicati non santi. Perché dovete morire con questo pesante macigno sul cuore? Alla fine di giugno dovrò parlare e dovrò difendermi e sarò costretto a dire cose spiacevoli. Dopo 5 anni e 5 mesi, 23 di questo mese faremo 5 mesi e 5 anni, volevo ancora scandalizzare il mondo arrecando danno all'immagine della Chiesa? Spero che questo appello di un sacerdote innocente che perdona tutti venga da voi accolto per la gloria di Dio e l'edificazione dei fedeli. Se malauguratamente non dovesse essere accolto, continuerò a pregare per la vostra conversione e mi difenderò secondo il diritto canonico, Canon 203. Colgo l'occasione per rinnovare il mio incondizionato perdono
unita alla preghiera quotidiana dinanzi al Santissimo Sacramento della Grazia di Dio. Questo è tutta la data. Poi c'è una pace del Sacramento di ieri, andando al tribunale, e poi dopo si è voluto questa famosa pillola. Sentite cosa dice, questo ma ve lo dico soltanto per il giro, aspettate di venire a portare. Secondo Sucro, avrebbero partecipato con me, Antonello Gaudio, il segretario, e un magistrato del Caruso, che lavora al Tribunale dei Minori di Potenza in Catanzaro, che è scomparso non so come, dalla cella di questi operanti via romani. Sentite cosa dice la suora, descrivendo questo abuso di violenza con tre persone. Il segretario ha portato con sé una macchina fotografica e una telecamera. Macchina fotografica, telecamera di cui non se ne ha memoria e nessuno ha trovato fotografie perché non potevano esserci, perché non è sperimentato. Alle vedere mi teneva le mani. Insieme mi hanno chiuso il naso e mi hanno costretto ad aprire la bocca e ad ingerire una pasticca. Ho continuato a ribellarmi. Le mie forze hanno cominciato a venire meno. Si sono accorgati i rumori esterni, sono rimaste solo le voci di chi è presente da sempre. Questo è allucinante. Se si sono annullati i rumori esterni, come fai tu a sentire le voci di chi è presente nella stanza? Soltanto questo devo dire che questo è allucinante. Ma di questo ve ne parlerò, intervisterete i miei avvocati. E poi ho consegnato al Tribunale la preghiera ufficiale della Chiesa. Voi sapete che la Chiesa ha la preghiera ufficiale che sono i salmi, il breviario, che noi religiosi recitiamo ogni giorno. E ci sono dei salmi molto pesanti, dei salmi pesanti. C'è la preghiera, per esempio, del giusto per civitare. Lo recitano anche le persone che sono fatte con l'uomo. Sentite, ve lo dico soltanto alcuni che poi lo dico. Signore, giudica chi mi accusa, combatti chi mi combatte, libra la lancia alla scuola contro chi mi insegue. Siano confusi e coperti di ignominia quelli che attendono la mia vita. Retrocedere siano umiliati. Siano come culo al vento se l'angelo del Signore li ingaggia. Sia confuso e sdegnognato chi gode la mia sventura. Sia coperto di vergogna e di ignominia chi mi insulta. Queste, ripeto, sono preghiere che noi sacerdoti religiosi recitiamo ogni giorno. Poi c'è il Salmo 55, che era la preghiera del Carmiano. Contro di me versano sventure, mi perseguitano con colore, immaginate, 5 anni e 5 mesi, a fine, esilio, carcere, dispergimi, Signore, con mondi la loro vita, chiunque su di loro la morte, scendono lì nel vite, perché il male è nelle loro case e nel loro cuore. Poi c'è il Salmo 59 contro i tempi, liberami dai nemici, io dico, proteggimi dalle persone. E poi c'è il Salmo dei Corregatori. Se lo Dio nel fare il male, si accorgono per nascondere la vita. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti. Poi c'è il Salmo 109, pochi ce ne sei giorni. Se posso l'uomo con un altro, i suoi figli rimangono orfani e vengono soli. Fanno la vinghi i suoi figli, vendicando, siano espulsi dalla loro casa. Precisamente queste parole di Dio. Io le do, fate tutti come volete, però con Dio non si deve. Con Dio non si deve. Io credo che, adesso voi prendete le decisioni che vi sto per dare, fatemi delle domande, se volete, però io sono innocente e la mia azione è sempre quella che credo di fare convertire lo sport. Io prego che se non finita la vostra conferenza, e andando in carcere, come ci sono due sport, che vanno a creare questo. Allora,